Meglio non averla, no, no. Cos'è una stella notturna per chi viaggia, Gabriele? Per un navigante nel mare di notte, cos'è una stella notturna? Ti dà la rotta. È un punto di riferimento. Sì. E qui il poeta ci vuole dire che nonostante sia il mistero di questa inaffirabile presenza, rimane come una stella nel potrebbe cielo notturno. Essere, potrebbe è un'immagine essere. Luminosa. Potrebbe essere, ma lui in realtà lontana, stella, ma luminosa. Lui dice stella in quanto inafferrabile, immutabile. Immutabile nell'affetto, nella presenza in me, parlo come se fossi Giusef, inafferrato. Posso dire una cosa? Secondo me qui c'è l'angoscia di un amore perduto, però è anche vero che un amore vero, intenso, anche se è durato 30 secondi, ti accompagna sempre ed è bello dentro. Ed è bellissimo. Sì, quando ci si sei staccato. Quando ti sei staccato. All'amore. Quando ti sei staccato. Fanno il tifo là dietro, venite un po' qua. Venite un po' qua. Tutte e due. Venite qua, un attimo solo, Simona. Vieni. Stefania, vieni. Vieni. No, vabbè, è la nostra segretaria di redazione. Vieni, Stefania. Il nostro direttore di studio. Che facevate il tifo in questo caso? Perché cosa? Dai. Perché dicevamo, ancora l'anima... Aspetta adesso sì. Inquadro. Ancora l'anima mia ti desidera, sì. Dicevamo io e Stefania, quando una persona ti sta dentro ancora, ma è finita. Non c'è speranza. Non c'è proprio speranza. Assolutamente. Qui è proprio qualcosa che è fuggito, però uno è lacerato dentro da un ricordo che non si può togliere. Però il ricordo non si può togliere. Il ricordo non si può togliere. Grazie mille. Grazie, il microfono è nostro. Grazie. Aspetta, Francesco, aspetta un attimo. Francesco? Io ho sempre pensato che nel momento del... nel momento in cui uno passa comunque dall'altra parte, quindi a 80, 90, 100 anni, in quel momento questo tipo di amori, in un attimo tu li rivedi, sono quegli amori che sono rimasti dentro, quindi in un attimo li rivedi, ripassano come la vita. Io, no? Guarda, ognuno ha la sua esperienza, io cancello proprio tutto, proprio sai cosa vuol dire? Raso al suolo, non ricordo niente, nemmeno di aver fatto l'amore. Però in quel momento... E se me lo ricordo mi viene da vomitare. Ecco. Allora, no, perché mi faceva pensare anche a Dario Bellezza, chi vive di ricordi si innamora, quindi... Questo comunque mantenere, non lo so, questo suo ricordo che comunque, non lo so, gli dà la forza di vivere allo stesso tempo, non lo so, mi fa pensare a questo. È una ricchezza. Siamo due scuole diverse. Chi pensa che sia ancora una ricchezza, io penso che sia sempre una disperazione. Gabriele, ma qual è infatti ho parlato di me apposta. Il miracolo... Io taglio completamente. Il miracolo di questa nostra discussione è che noi... parliamo ancora col poeta, come se fosse qui. Certo. Questa è la bellezza, che noi possiamo dialogare con Leopardi, con Alda Merini, anche se non ci sono più. Sì. Sono con noi, come Tchurchev, come Pushkin. Questa è la bellezza cosa, di questa. Questa è una cosa bellissima. E guardate che questa è una cosa che mi... Adesso ci facciamo gli elogi da soli, però non è così. Anche perché avete capito che qui nulla, proprio nulla è preparato. Però devo dire... Devo dire che questo che tu hai detto è una cosa che mi piace, perché poi io la sento, davvero la sento anche mia. Silvia, vuol dire qualcosa su questa lirica? È che sicuramente il volto dell'amata le ha dato tanta gioia, adesso vagamente il ricordo può arrivare, in realtà è un ricordo lacerante, perché quando tu sai che in quel momento il volto della tua donna o del tuo uomo è tuo e poi nel tempo è altrove, è un ricordo lacerante. Allora, Andrea... Dobbiamo pensare anche che la notte a quelle latitudini dove vive questo poeta è veramente buia e veramente fredda. E allora ci sono questi due aspetti. Nella notte che è buia e fredda sul serio e quindi può rappresentare tante cose, il buio all'interno, il freddo nell'anima, c'è comunque una luce, ma la luce è inafferrabile. Quindi sono presenti entrambe le cose. Sostanzialmente ci sono state due, come dire, siamo divisi in due parti. Quelli che pensano che da questo amore non c'è più speranza e che è soltanto dolore, e chi pensa che è mancato tutto, gli amori, con il tempo, no Paolo, che l'hai detto tu, no? Con il tempo comunque quel sale delle lacrime diventa come un diamante. Sì. Ecco, sì, lo penso. Io bene. Non lo penso così. Tant'è vero che io proprio, come dicevo prima, proprio io cancello, ma sono capace di cancellare da un momento all'altro. Forse non è amore. Duro. Poi c'è improvviso. Beh, ma non puoi fare tabula rasa del passato, no. Cioè il passato è comunque in te, soprattutto sia quello doloroso sia quello molto bello, cioè noi non siamo soltanto quello che siamo in questo momento,
noi siamo anche quello che abbiamo avuto, abbiamo dato, cosine. E ma io sto stati, dicendo, quello ce l'abbiamo, sto dicendo semplicemente una mia caratteristica, non ho detto che sia giusta, ho detto che a me scatta la tabula rasa, in cui persino il ricordo mi dà fastidio. Comunque, amore e calvario, calvario e amore, questa mia espressione nasce dalla parola volto. In questi giorni noi abbiamo contestato il crocifisso, però il calvario porta a questa riflessione. C'è la Veronica che rischia la vita per andare a asciugare il volto di Gesù. Quel volto era pieno di sudore, di lacrime, di sangue, e questa donna ha conservato il drappo con impresso il volto di Gesù. Io auguro a tutte le persone di saper andare con un asciugamano, non lo so, un drappo, asciugare il volto del proprio marito, del figlio, della moglie, magari nella lotta, nella guerra, non sapersi comprendere, e questo drappo appenderlo in cucina, in una stanza, e saper dialogare con questa immagine della sofferenza della vita. Bravo, bravo. Omelie, vere e proprie omelie. È incredibile. È incredibile, incredibile. A me mi rapisce l'infelice, sì, ma sul serio, cioè mi rapisce, mi commuove. No, io tengo fermo Carramone perché lui sicuramente dice qualche cosa di brutto adesso. No, dopo questo, non ti permetto. Ok, Bianca. Io volevo unire le due cose su cui abbiamo discusso, perché secondo me è finito qui del tutto, però forse uno ricordando com'era, quanto amato, così può essere che ha voglia di rinnamorarsi. Ecco, io quello intendo. Può essere. Può essere, va bene. Allora, adesso abbiamo il cinema. Allora, Alessandro Calabrone, Calabroschi. Una commedia scritta da Cesare Zavattini nel 1949, La sposa non può attendere, di Gianni Franciolini, con Gino Cervi e per la prima volta sullo schermo Gina Lollobrigida. Brevemente la trama, Alfonso, il protagonista, sta correndo a sposarsi, lungo il percorso si attarda per soccorrere una ragazza incinta che vuole suicidarsi. Arrivato in ritardo al suo matrimonio, i parenti non credono all'accaduto e lo considerano un bugiardo che ha tentato di abdicare le sue responsabilità, ma l'equivoco sarà chiarito e trionferà l'amore con un lieto fine. E vediamo proprio questa scena. Dora, cosa è successo? Non lo so, scappiamo. Ma come scappiamo? Così a quest'ora, senza salutare? Sì, andiamo via. Dora. Senti, ma dobbiamo parlare della bellezza di Gina Lollobrigida, di Gina Lollobrigida, dobbiamo parlarne? Porca miseria, meraviglioso. Ma chi si ricorda Panamore e Fantasia rimaneva, io rimanevo allibito, perché lì poi non c'erano i trucchi di oggi, no? Poi va sempre in giro scalsa con un vestitino, no? E non c'era la chirurgia plastica. Eh? Non c'era la chirurgia plastica. Non c'era la chirurgia plastica. Non c'era manco Carramone. Che c'è? Che vuoi Carramone? No, all'epoca c'era il paragone, no? Di bellezza fra Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Ero curioso di sapere un po' chi un altro referendum. Noi ci permettiamo in questa missione anche qualche minuto di gioco, no? Di mio padre, anche perché noi non facciamo critica letteraria, ci mettiamo solo passione. Allora, vediamo un po' chi era per fra le due, o Sofia Loren o Gina Lollobrigida. Chi è per Sofia Loren? Alzi la mano. Uno, due, tre, quattro. Anche le donne possono votare. Quattro. Chi era per Gina Lollobrigida? Incredibile. Io pure tutte e due volendo. Accidenti. Anch'io. Io proprio a me Sofia Loren è un tipo di bellezza che la vedo che è bellissima, però non mi prendeva dal punto di vista, come dire, sensuale. Ecco. Troppo statuale. Invece io posso motivare la mia preferenza per Gina Lollobrigida? Sì, dai. Mio padre, mobiliere, falegname, tra gli altri clienti aveva Gina Lollobrigida e Mirko Skofic. Sì. Ecco. E un giorno, siccome era già conosciuta, mi disse, vieni con me. Ma io avevo 6-7 anni. E mi portò a vedere Gina Lollobrigida, la quale disse, che bel bambino. E io mi sono conoscente. È
carina questa cosa, molto carina. Queste donne bugiarde. Vatti a fidare. Allora, a proposito di bellezza assoluta, parliamo adesso di John Keats. Keats. È assolutamente...